Inaugurato a Riace, nell'area della stazione ferroviaria, la prima grande opera di dipinto murario realizzata nei luoghi antistanti le acque del ritrovamento dei bronzi. Un evento promosso, organizzato e finanziato dalla Regione Calabria, d'intesa con il sindaco Antonio Trifoli e con l'amministrazione comunale. La rappresentazione artistica affidata ad artisti di rilievo nell'ambito della street art internazionale, Andrea Buglisi, Camilla Falsini e Igor Scalisi Palminteri, vuole essere un omaggio all'eternità dei due guerrieri. Finalmente, dopo 50 anni dalla data del ritrovamento dei bronzi di Reage, attraverso l'arte, attraverso quattro importanti murales a firma di artisti internazionali, rendiamo immortali i bronzi nei luoghi del ritrovamento. Quindi andiamo a caratterizzare con un segno tangibile quali appunto sono questi murales, andiamo a caratterizzare Reage finalmente quale il luogo del ritrovamento dei bronzi, quindi è un lascito importante che vogliamo noi regalare, omaggiare alla realtà di Reage attraverso un finanziamento importante che parte dalla Regione Calabria, dal Dipartimento Cultura, Istruzione e Formazione, che parte appunto dal volere del Presidente Sciuto e di tutta quanta la Giunta. Ritrovare questi bronzi 50 anni fa è stato come ritrovare la nostra storia, la storia della Calabria, ma principalmente la cultura di tutto il sud Italia. Quindi ho coinvolto altri artisti e artiste a raccontare, secondo la loro visione, la bellezza e la meraviglia di queste sculture che vivranno nei secoli dei secoli.